eresie che vengono da fuori. Devo dire in qualche minuto il significato del comandamento ricordati di santificare le feste. Al popolo ebraico il Signore comanda di santificare la festa in questo modo: osserva il giorno di sabato per santificarlo come il Signore Dio tuo ti ha ordinato. Non farai alcuna opera, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue. Ma cosa significa questo? A noi uomini e donne del terzo millennio il comando di riposare sembra un po' strano. Non ci viene spontaneo comandare ad un altro di riposare, casomai gli raccomandiamo di lavorare. Eppure qui è in gioco qualcosa che riguarda l'esperienza di ogni uomo, di ogni cultura, tempo, luogo, religione. Nessun uomo in ogni tempo, in ogni luogo può fare a meno del riposo. Perché? Perché nessun uomo è onnipotente. Anzi, di fronte al rischio, alla tentazione, al delirio dell'onnipotenza umana, il Signore ci comanda di riposare. La sua parola, il suo atteggiamento è pieno di cura, di custodia nei nostri confronti. E quello che è molto interessante in questo comandamento, è l'unico caso esplicito delle 10 parole, che incomincia invitandoci a far memoria. Dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Cioè, per santificare il giorno del riposo, Dio ci esorta anzitutto a ricordare i doni di cui ci ha colmato, anzitutto la sua fedele compagnia. Nella Bibbia l'invito alla memoria di Dio che ci ristora precede qualunque legge per indicare il dovere. Dio parte dalla memoria di un beneficio ricevuto, un beneficio che esprime una relazione di amore e apre a una promessa di felicità. Se ben intesi, i comandamenti non sono affatto negativi, sono una grande spinta al positivo. Allora, il presente, il nostro essere qui oggi, per poter essere spalancato al futuro, deve essere ben radicato nel passato. Questa piazza ce lo ricorda chiaramente. Lo tocchiamo ogni giorno anche noi con mano, nelle circostanze, in tutti i rapporti, che c'è un nesso continuo tra il presente, il passato e il futuro. Ebbene, la fede ebraica e la fede cristiana, che però, come è stato giustamente detto, attraverso i comandamenti si allarga a tutti gli uomini, ci fanno vivere il tempo come una storia. Perché? Perché ci mostrano che c'è un inizio, un'origine del tempo e c'è una meta a cui il tempo conduce. E questo viene proprio dal fatto che abbiamo all'origine un Padre celeste e a Lui siamo diretti. E per fare spazio a questa paternità che ci apre al futuro, che dobbiamo prendere il tempo del riposo. E che cosa dobbiamo ricordare in questo tempo? Che perché dobbiamo santificare la festa? Ed è così importante che sono diventate un comandamento, perché il riposo, insieme agli affetti e al lavoro, è uno dei pilastri della nostra vita quotidiana. Il riposo, infatti, non è semplicemente la fine della fatica,
ma ci apre, ci libera da un senso di pesantezza e ci apre a un compimento. Non a caso il libro della Genesi fa un'affermazione formidabile, dice che anche Dio ha riposato dopo aver creato. Nel settimo giorno Dio portò a compimento il lavoro che aveva fatto, benedisse, ecco, il settimo giorno e lo consacrò, santificare. Benedisse e consacrò. Perché? Dice la Bibbia, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro. Se Dio ha benedetto il giorno del riposo, si capisce perché il comandamento ci ordini di santificare le feste. Nella festa si celebra la memoria del nostro rapporto con Dio e quella della nostra liberazione, della nostra salvezza. La memoria che i cristiani ogni domenica, partecipando alla Santa Messa, fanno della passione, della morte, della risurrezione, cioè della Pasqua di Gesù, ci dice che Gesù ci ha voluto bene, ha dato la sua vita da innocente per noi e che il suo amore è per sempre. Allora, se noi santifichiamo la festa e riposiamo, noi diamo alla vita tutto il suo sapore, tutto il suo colore, e perché riconosciamo che nonostante tutte le nostre debolezze, le fragilità, le contraddizioni, nonostante la fase sociale possa andare bene o male, la compagnia di Dio non viene mai meno e la compagnia di Dio, noi sappiamo, è contagiosa, investe gli uomini e i fratelli che abbiamo intorno, che a loro volta, quante volte e quanti sono, ci sostengono nel momento del bisogno e ci spalancano al desiderio. Però è importante fare ancora un'aggiunta, e cioè che questo dono della salvezza che ci porta a santificare le feste non può essere solo dell'individuo. L'individuo è sempre immerso in relazioni, l'io sta sempre dentro un noi, fin dal concepimento, fin dall'iniziativa del papà e della mamma. Allora, anche Gesù non ha voluto salvarci soli, ma insieme, ed è bellissima la citazione del Deuteronomio a cui ho già accennato, perché insiste, non farai alcun lavoro né tu né tuo figlio, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo, la tua schiava si riposino con te. Ricordati anche tu che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio teso. La santificazione della festa e il riposo riguardano tutte le relazioni costitutive della persona, quelle con Dio, quelle con gli altri e quelle con noi stessi. Allora, riposare per fare spazio della nostra vita a Dio e agli altri trasforma l'esistenza in una festa. Ecco il nesso: santificazione, riposo, festa. E la festa esprime tutto il senso della vita e richiama la direzione, la meta del nostro cammino. Per questo la festa è profondamente umana. Ma proprio perché la festa mette in campo la memoria dell'iniziativa di Dio, allora mette in rilievo le domande ultime della vita dell'uomo, le domande circa la nostra origine, circa il nostro destino, il valore dell'amore, perché il dolore, perché costruire una città giusta, che cosa vuol dire una fede religiosa, come si coniuga dentro una società che ha una pluralità di visioni. E quindi, in ultima istanza, la festa è sempre, che uno lo riconosca o meno, allo stesso tempo profondamente umana e profondamente religiosa. Per questo tutti, credenti e non credenti, ci riconosciamo nella festa. Il beato Giovanni Paolo II ha detto che la domenica
è la Pasqua della settimana, è il compimento della prima creazione e l'inizio della nuova creazione. Per questo anche noi oggi, noi cristiani, ma con noi molti altri uomini di altre fedi e anche molti di coloro che dicono di non poter credere, noi continuiamo a dire quel che dissero i famosi martiri di Abitene in Africa nel IV secolo, quando si voleva imporre a loro di rinunciare alla domenica. Loro dissero in un latino semplice: sine domenico non possumus. Senza il giorno del Signore, senza il mistero del Signore, semplicemente non possiamo essere, non possiamo esistere, non possiamo vivere. Allora, carissimi amici, alla scuola della domenica ognuno di noi impara a ricevere la propria vita da Dio e dagli altri. Impara che il rapporto è bello, impara che si può crescere dentro ogni rapporto, anche un rapporto conflittuale, se non si cade nel peccato e nel male. E così, dentro questa trama di relazioni, come si vede bene questa sera in questa piazza, si genera l'autentica comunità cristiana e la vera società civile, dominata da un'amicizia civica che cerca incessantemente la vita buona per tutti. Carissimi amici, noi cristiani siamo convinti che non è possibile riposare da soli, non è possibile che il papà riposi il venerdì, i figli la domenica e la mamma il martedì. E questa è solo questa una ragione che deve trovare la strada della compatibilità con il bisogno di lavoro. Evidentemente, quando diciamo questo, non è giusto che ci si obietti che ci sono tante persone che devono lavorare la domenica, ma questo fa parte dell'ovvio. Un conto è questo, un conto è cancellare di fatto questa stupenda memoria che ci porta a vivere il comandamento di santificare le feste. Allora liberiamo la domenica. Questo è un contributo, secondo me, creativo che cristiani e non cristiani possono dare alla vita buona della nostra società plurale. Tutti insieme liberiamo la domenica. Grazie. 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 Le posso dire una cosa prima di congedarla? Intanto che dall'altra parte televisivamente stiamo preparando un passaggio musicale importante. Allora, volevo chiedere una cosa. Quando era bambino, a Malgrado, con suo fratello Pietro, che ricordi ha di questa domenica? Io ho i miei, no? Ma ho dei ricordi stupendi. Sarà perché ormai sono nella fase finale della parabola. La mia infanzia mi sembra la parte più bella che ho vissuto. E devo dire che il contesto in cui l'ho vissuta è stata quella realtà meravigliosa che a Milano, ma non solo a Milano, è diffusissima, che è l'oratorio. Era un luogo di vita intera, in cui anzitutto si era sempre insieme nella povertà, subito dopo la guerra, e si pregava insieme, si giocava insieme, magari in 30 o 40 su un campetto con un pallone di plastica, e soprattutto c'era allora anche un contatto ancora molto bello con la natura. Non c'era ancora la televisione, che ci ha dato tanto ma ci ha tolto anche molto, dobbiamo diventare critici da questo punto di vista. E quindi la parola più giusta per dire la mia infanzia è la parola gioia. Io ancora oggi ho memoria dell'intensissima gioia con cui ho attraversato quel tempo. È una cosa che auguro a tutti i nostri
bambini che da dopodomani in più di 300.000 cominceranno l'oratorio estivo. Grazie di cuore, grazie per le sue parole.